Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Oggi parliamo di palette, è un video tag, ci sono una serie di domande tutte dedicate alle palette. Io, come al solito, prima di iniziare il video, vi ricordo di andare a vedere in descrizione perché lì trovate il link al gruppo Facebook e soprattutto i link di tutte le ragazze che partecipano a questa collaborazione. Quindi vi invito ad andare a vedere anche i loro video. Come vi dicevo, questo è un video tag tutto dedicato alle palette, quindi ci sono una serie di domande. Comincio subito con la prima: quali sono le tue palette di blush e illuminanti preferite? Io ho due palette di blush e illuminanti e sono entrambe di Essence. Questa è quella di blush, ci sono questi tre blush in queste tre tonalità e questa mi piace moltissimo, la uso tutti i giorni e mi trovo benissimo. Poi ho anche questa che è la palette The Moon, sempre di Essence, che ha due illuminanti, gli altri sono ombretti, però ci sono questi due che sono illuminanti. E devo dire che mi trovo bene perché sul mio incarnato riescono a dare comunque quella giusta luminosità senza esagerare, con i toni molto delicati e quindi mi piacciono molto. Seconda domanda: qual è la tua palette più grande, la tua palette più piccola? Quella più grande è sicuramente questa che ha 168 colori. Se riesco ad aprirla, ve la faccio vedere. Eccola qua. Questa è una palette che ha 168 colori e ci sono veramente tutti i colori. È su due piani, questo era il primo, vi faccio vedere anche il secondo. Eccolo qua. Questa veramente è una palette molto molto ricca di tonalità, di colorazioni. È una palette che io avevo ricevuto in omaggio perché avevo fatto un acquisto su eBay e la persona che mi ha venduto i prodotti mi ha detto che potevo scegliere una palette, diciamo, in omaggio. E io avevo scelto questa da 168 colori. L'unica pecca è che non c'è la marca, perché se voi guardate sia davanti che dietro non è indicata nessuna marca, quindi io non vi so assolutamente dire che marca sia. Però comunque l'ho ricevuta in omaggio, l'ho provata, mi sono trovata bene, non mi ha mai dato nessun problema, quindi insomma ho deciso di accettare l'incertezza di non sapere che marca è e continuare ad usarla perché comunque mi trovo bene. La palette più piccola invece è questa di Pupa, è interamente dedicata alle labbra, però è veramente la più piccola che ho perché ha tre rossetti e un lip gloss. Eccola qui, ed è veramente la più piccola. Io più piccole di queste non ne ho, ed è però dedicata alle labbra. La prossima domanda è: qual è la tua palette con il packaging migliore? Dunque, la palette che ha il packaging che a me piace di più in assoluto è questa di Pupa, questa qua con il gufetto. A me piace tantissimo questo packaging, infatti io l'ho comprata più per il packaging che per il contenuto, perché poi in realtà il contenuto ha due lip gloss e tre rossetti, che sono comunque tonalità che utilizzo, quindi va benissimo, però in realtà non l'ho presa per il contenuto, ma proprio per il packaging. Mi piaceva tantissimo e insomma me la sono comprata. Vado avanti con le domande. Quali sono le tue due palette preferite? È stato difficilissimo rispondere a questa domanda perché tutte le mie palette mi piacciono, quindi sono tutte le mie preferite. Però poi alla fine la scelta è ricaduta su questa di Essence, che è quella che faceva parte della collezione natalizia, quindi in edizione limitata. Io l'avevo trovata in super sconto, tra l'altro, perché l'avevo presa dopo Natale. Ed è la mia preferita. Intanto mi piacciono i colori, che sono questi, spero che li vediate bene, ma mi piace proprio la qualità, è veramente di ottima qualità. Io la utilizzo molto molto spesso questa, mi piace tantissimo. Un'altra palette che rientra nelle mie preferite è questa, che me l'ero comprata, diciamo, come regalo di compleanno, è di Deborah, è molto più piccola, però mi piace tantissimo perché mi sto trovando benissimo con le tonalità. Ha i toni del nero e del grigio argento e poi ce n'è uno, un bianco panna qua lateralmente e mi trovo benissimo con questa palette. Mi piace tantissimo, si sfuma bene il colore, mi piace l'effetto che ha poi sugli occhi, quindi queste due sono le mie preferite. Vado avanti. Tra la tua collezione di palette,
quale porteresti in viaggio? Dunque, sicuramente in viaggio io porterei questa di Essence perché tanto è piccola, quindi ha una dimensione veramente ridotta. Tanto per farvi capire, questa è la mia mano e la palette vedete che è più piccola della mia mano, quindi sicuramente va benissimo nella borsetta, nella valigia, ovunque. E poi perché rispecchia comunque le mie esigenze, perché io a me piace cambiare colore, mi piace realizzare sempre dei make-up diversi con dei colori diversi, quindi io tutti i giorni cambio colore, è molto difficile che io metta sempre lo stesso colore, di solito cambio. E questa è perfetta perché ha una serie di tonalità diverse, c'è il nero, c'è il rosa chiaro, c'è il blu, c'è il marrone, c'è il verde, c'è il dorato, ci sono veramente tutti i colori che io utilizzo di più e quindi per un viaggio questa è perfetta perché comunque mi consente di continuare a cambiare colore e di occupare poco spazio, quindi va benissimo. Prossima domanda: tra la tua collezione di palette, qual è quella che hai usato di più? Dunque, io le uso tutte tantissimo, quindi è difficile dirvi quella che ho usato di più. Però diciamo che quella che ho usato di più corrisponde anche a quella che poi è la mia preferita, che è questa qui di Essence che vi ho fatto vedere prima. Perché essendo la mia preferita, poi mi rendo conto che tendo ad usarla molto di più delle altre. Però diciamo che è un di più abbastanza relativo, perché io davvero le uso tutte, quindi insomma non è facile rispondere a questa domanda. Qual è la palette flop della tua collezione? La palette che non mi è piaciuta è questa di Royal Beauty. Questa a me sinceramente non è piaciuta. Dunque, i colori sono anche carini perché comunque, come vedete, ci sono una serie di tonalità diverse, tutte in gradazione, quindi dal più chiaro al più scuro. E quando l'ho vista, comunque mi sembrava carina. Però poi devo dire che quando vado ad applicare questo tipo di ombretto, non mi piace l'effetto che ha sui miei occhi. Quindi non è tanto la qualità il problema, è che non mi piace poi l'effetto che mi dà proprio sull'occhio, quindi per me è un flop. Qual è la palette trousse più completa della tua collezione? Dunque, quella più completa è anche quella che ha il packaging, diciamo, più particolare, perché è quella di Pupa che, diciamo, esce in cofanetti un po' particolari ed è questa che ha la coroncina del principe, eccola qua. Questa mi rendo conto che ha un packaging un po' così, però è la più completa perché ha i rossetti, i lip gloss, gli ombretti, gli illuminanti e i blush, quindi c'è veramente tutto in questa palette. Questi qua, scusate perché è su due piani, quindi si chiude, eccola qua. Questi sono gli ombretti, il blush e l'illuminante e questi sono i rossetti, i lip gloss e poi c'è un ombretto verde qui al centro. Si potevano scegliere anche altri colori, io ho scelto questa, quindi credo che ci siano anche altre tonalità, ma è veramente la più completa, quindi in poco spazio c'è quasi tutto quello che io utilizzo. Solo che non potrei comunque portarmela dietro perché è abbastanza alta e spessa e quindi insomma nella borsetta sicuramente è scomoda, però è la più completa. Quale palette consiglieresti ad un'amica? Dunque, io consiglierei quella che è la mia preferita, quindi questa. Però questa ha un problema, era in edizione limitata, quindi io credo che sia difficile trovarla, quindi poi andrei a consigliare una palette che lei non potrebbe comprare. Allora, alla fine forse andrei a consigliarle queste qui di Deborah che sono piccoline, ci sono in vari colori diversi, perché sono veramente ottime, sono comode da portarsi dietro, sono comunque delle palette che hanno una qualità secondo me molto elevata e quindi alla fine andrei a consigliarla. Decima domanda: quale tra le palette ricevute in regalo è la tua preferita? Tra le palette che ho ricevuto in regalo, che devo dire sono poche perché difficilmente mi regalano delle palette, comunque tra quelle ricevute in regalo la mia preferita è questa qua di Deborah. Questo è il packaging e questi sono i colori degli ombretti. Sopra qua vedete che c'è un blush e poi sotto, aprendo il cassettino, troviamo la terra per il viso. Vedete che comunque è una palette molto carina con un sacco di cose, un sacco di colori, quindi è sicuramente tra quelle che mi hanno regalato la mia preferita.
Undicesima domanda, hai una palette di correttori? No, non ho una palette di correttori. Utilizzo il correttore in stick, quello piccolino, sempre lo stesso, e non ho una palette di correttori. Non credo neanche che avrò una palette di correttori, almeno che non me la regali qualcuno, perché non utilizzo tantissimi correttori. Io ne utilizzo appena un velo proprio qua sotto l'occhio, ma non avendo le occhiaie così tanto marcate, non ho bisogno comunque di utilizzare tanti correttori e quindi non ho neanche mai pensato di acquistarla. Quale tra la tua collezione di palette è la nuova arrivata? Dunque, la nuova arrivata è questa, che è di Essence. A me piacciono le palette di Essence, penso che l'abbiate capito, e l'ho presa proprio per l'estate perché ha delle tonalità molto chiare che secondo me vanno bene in estate. Quindi troviamo l'azzurro chiaro, il rosa, il dorato, cioè ci sono comunque delle tonalità, c'è anche il verde chiaro, verde acqua, vedete questo qua. Ci sono delle tonalità che secondo me per l'estate sono assolutamente perfette. Quindi questa palette mi piaceva ed è la nuova arrivata. Ho fatto anche un video in cui mostravo questa palette, però in questo momento non vi so dire se uscirà prima il video che sto registrando oggi o quello che avevo fatto qualche giorno fa sul haul in cui è compresa anche questa palette. Quindi quello che uscirà prima, pazienza, comunque questa è l'ultima arrivata. Il tag termina qui. Io taggo tutte le persone che hanno voglia di rispondere a queste domande, che hanno le palette, che amano le palette e che, insomma, vogliono condividere con il popolo di YouTube le loro preferenze e i loro flop in materia di palette. Quindi, ragazzi, vi ricordo di andare a vedere i video delle altre ragazze, trovate tutto in descrizione. Io vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.